Legalità in corto ha coinvolto dal 2016 ad oggi più di 30 istituti scolastici, più di 2000 adolescenti delle scuole medie inferiori e superiori, ma non solo della provincia di Salerno, ma anche a livello nazionale. Legalità in corto nasce circa 4 anni fa da un incontro tra me e il dottor La Monaca e va ad integrare un progetto ben più ampio che ha circa 18 anni, che è il progetto all'educazione, alla legalità, alla sicurezza e alla giustizia sociale. Legalità in corto offre ai ragazzi di scuola secondaria di primo e di secondo grado la possibilità di partecipare attivamente alla realizzazione di cortometraggi su tematiche riguardanti la legalità. Argomenti attualissimi come per esempio il bullismo o il cyberbullismo, ma anche argomenti che riguardano la propria salute, come i problemi alimentari, come lo sport o ancora l'ambiente. L'energia pulita. Dal 2016 ad oggi, Legalità in corto ha realizzato più di 20 cortometraggi. Diverse hanno ricevuto dei premi e menzioni speciali. Questo ci permette di andare avanti e di fare sempre qualcosa in più per i nostri giovani. Studenti hanno un ruolo decisamente attivo nella realizzazione dei nostri cortometraggi già dalle prime fasi, dai primi incontri. Partecipano sia come attori protagonisti delle nostre storie, sia dietro le quinte, quindi praticamente facendo un po' gli assistenti sul backstage della realizzazione del corto. Ragazzi che hanno partecipato in maniera attiva, sia direttamente che indirettamente al progetto, con un entusiasmo notevole. Questo è apprezzabilissimo anche perché abbiamo riscontrato un notevole interesse e partecipazione allo stesso tempo anche da parte di tutte le istituzioni, sia pubbliche che private. Realizzare un corto è per gli studenti che vi partecipano un'esperienza totalmente nuova, innovativa, divertente e molto particolare. Gli studenti prendono consapevolezza dell'impegno che è necessario per realizzare anche delle scene semplici. E poi è un lavoro di squadra, dove tutti quanti hanno un ruolo ed è una macchina che funziona solo se si è tutti uniti per raggiungere lo stesso scopo. Quando realizziamo un cortometraggio, dedichiamo settimane di lavorazione. Legalità in corto offre la possibilità ai ragazzi di esprimersi e di lanciare un messaggio sulle tematiche della legalità. Stiamo promuovendo diverse iniziative sia a livello regionale che a livello nazionale. Stiamo scrivendo delle nuove sceneggiature che riguardano temi sulla criminalità informatica, violenza di genere, ecomafie, che sicuramente cercheremo di realizzare nella prossima primavera del 2021 con gli istituti scolastici a livello territoriale. In più voglio aggiungere che stiamo realizzando un concorso che si chiama Legalità in corto Video Smart, un concorso sotto tutti i punti di vista e diciamo indirizzato proprio alle scuole secondarie di primo e secondo grado. È diciamo un progetto affascinante che prevede addirittura dei premi e delle borse di studio. Ognuno di noi, con un piccolo gesto, può fare qualcosa per migliorare il mondo. È importante sostenere queste progettualità perché i nostri giovani, i nostri adolescenti vengono coinvolti a 360 gradi in maniera pratica. Noi parliamo spesso
di cittadinanza attiva e di rispetto delle regole. Ed è proprio attraverso questa progettazione che i nostri giovani vengono coinvolti e allo stesso tempo partecipano come parte attiva alla realizzazione di video sulla legalità. Allora, buonasera e benvenuti allo storico Caffè Fantoni di Villafranca di Verona, caffè che affonda le sue origini nel 1842 e che ha un sapore decisamente cinematografico, quel sapore cinematografico che è ideale per la cerimonia di premiazione del Festival dei Cortometraggi. Festival che si inserisce anche quest'anno, alla sua seconda edizione, nelle attività progettuali afferenti il bando del MIUR e del MIBACT Cinema a Scuola. Il festival si è svolto online quest'anno per le contingenze sanitarie che conosciamo e in presenza nelle giornate in cui la scuola lo ha permesso, nei mesi, ripeto, ricordo, di settembre ed ottobre. Particolare attenzione è stata data quest'anno al film di Angelo Antonucci, Nient'altro che noi, imperniato sul tema del bullismo, e su tutti i cortometraggi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Educazione alla Legalità promossa da Sante la Monaca, giudice onorario del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, e tutti diretti dal professor Luca Moltisanti con la scrittura di Fenisia Tomada. Ed ora la parola va all'assessore Annalisa Tiberio, coordinatrice della rete di cittadinanza e Costituzione, che tanta parte ha avuto nella direzione e nel coordinamento del Festival dei Cortometraggi nell'ambito del bando del MIUR e del MIBAC Cinema Scuola. In veste di coordinatrice della rete di cittadinanza, Costituzione e Legalità delle scuole di Verona e Provincia, voglio ringraziare il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dei Beni Culturali per aver dato l'opportunità ai nostri studenti di vivere un'esperienza veramente fantastica. Fantastica perché è innovativa, perché attraverso il linguaggio cinematografico i giovani studenti hanno potuto affrontare temi legati alla cittadinanza responsabile e attiva. I nostri documenti fondamentali e i punti di riferimento sono stati la Costituzione italiana e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che ci hanno fatto percepire con un grande senso civico l'importanza del rispetto della vita, l'importanza del rispetto di ogni essere umano, delle regole e delle istituzioni. È stato un lavoro veramente interessante, per questo voglio ringraziare anche tutti i docenti che hanno inserito nel piano dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche questi progetti che saranno e diventeranno buone prassi per tutte le scuole italiane. Buona visione. Ed ora i saluti e i ringraziamenti del professor Giuseppe Venturini dell'Ufficio Scolastico di Verona. Alla scuola è stata data una grande opportunità con il progetto Cinema Scuola. La risposta è stata notevole delle scuole. Molti hanno partecipato. Abbiamo visionato e selezionato più di 170 lavori, tutti meritevoli. Ne emergono alcuni per la trama, per il racconto, per il linguaggio cinematografico e per i valori trasmessi. Vorrei complimentarmi con tutte le scuole per i lavori che hanno svolto, per ciò che è pervenuto a noi, perché ovviamente tutto ciò che è stato fatto a scuola ha un valore. Qui abbiamo la trasmissione di grandi valori, i grandi valori che creeranno i futuri cittadini. Ed ora i ringraziamenti e i saluti del consigliere comunale Maria Rosa Ciresola. Allora, ringraziamo tutte le scuole italiane e vi aspettiamo a Villafranca in Sala Ferrarini il prossimo anno.
Ringraziamo Movie Trio per averci portato nel magico mondo di Ennio Morricone, un uomo che ha scritto le pagine più belle del cinema mondiale. Morricone era un uomo tutto d'un pezzo, non improvvisava mai. In una partitura compatta, particolarmente solida, era però in grado di inserire anche degli elementi cosiddetti di disturbo. Spesso veniva attaccato dai puristi della musica perché dicevano che inserisse nei suoi componimenti strumenti estemporanei, apparentemente fastidiosi, versi di animali, grida di persone, fischietti, o usi anche di strumenti non propriamente canonici, come per esempio lo scacciapensieri, il marranzano o il suono fastidioso di una pressa industriale. Lui si stupiva quando gli venivano mosse queste critiche, perché diceva: la colonna sonora di un film non è un pezzo a parte, è una parte costitutiva della pellicola stessa e il suono serve per dare all'immagine quello stesso vigore che il fuoco dà alle braci soffiandogli sopra. I cortometraggi vincitori del festival legato al bando Cinema a Scuola di quest'anno sono stati selezionati da una commissione di esperti costituita dal regista Angelo Antonucci, regista del film che è stato visionato in occasione del festival Nient'altro che noi, incentrato, come già ricordato prima, sul tema del bullismo. Angelo Antonucci è anche il presidente di giuria e ascoltiamo anche i suoi saluti che arrivano direttamente da Roma. Un saluto e un ringraziamento a tutti i partecipanti del concorso dei cortometraggi per la scuola. E abbiamo avuto come giuria un grande lavoro che abbiamo fatto per selezionare i più meritevoli, ma tutti hanno messo grande impegno e passione, e quindi ringraziamento va indistintamente a tutti. Faccio i miei migliori auguri ai vincitori del concorso e voglio sottolineare l'importanza del linguaggio cinematografico a scuola, perché lo suo studio può aiutare sicuramente i ragazzi, i giovani, a poter riflettere e a comprendere meglio tante tematiche che il cinema ci propone ogni volta. E poi abbiamo sempre in commissione l'assessore all'istruzione, alla legalità e al lavoro di Villafranca di Verona, Annalisa Tiberio, Giuseppe Venturini in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico di Verona e Filippo Pompei, già consulente del MIUR con l'iniziativa Io Studio e fondatore dell'associazione studentesca Future is Now, da sempre attenta alla metodologia innovativa nella scuola. Cinema a scuola. Giunge alla conclusione il bando del Ministero dell'Istruzione, a cui hanno partecipato migliaia di giovani in tutta Italia con tantissimi progetti veramente di grande valore. Hanno avuto i giovani l'opportunità di conoscere e di addentrarsi nel mondo della cinematografia, delle sue arti e di rappresentare anche delle volte con professionalità quello che è i messaggi e il loro vivere quotidiano. Ho avuto l'onore di partecipare alla commissione valutatrice del liceo Medi, quindi di visionare tutti i cortometraggi che hanno realizzato gli studenti. Ho apprezzato l'originalità, la professionalità in alcuni casi, perché va detto, non è facile per uno studente, per un gruppo di studenti realizzare questi filmati, addentrarsi con queste tecniche cinematografiche, e anche l'attenzione delle volte su alcuni temi che appunto riguardano la società e il mondo dei giovani. È stato bello, è stata una bellissima opportunità, non resta insomma che aspettare di vedere chi ha vinto e mando inoltre un saluto a tutti, in special modo all'amministrazione del comune di Villafranca di Verona e alla scuola, a voi studenti, ai colleghi che hanno fatto parte della commissione assieme a me, e un ringraziamento e un saluto speciale e doveroso va alla dottoressa Annalisa Tiberio. Grazie a tutti e che vinca il migliore. Ricordiamo anche che quest'anno per la prima volta della commissione hanno fatto parte anche alcuni studenti del liceo Medi che, oltre a prodigarsi nella realizzazione di cortometraggi, sono stati essi stessi giudici delle opere realizzate dai loro coetanei.
Ma passiamo ai premiati. La Commissione ha pensato di premiare alcune opere, sette nello specifico, tra le 174 che sono state presentate al bando del MIUR. Iniziamo con il cortometraggio Broken, realizzato dall'Istituto Comprensivo di Bucino e Palomonte di Salerno, un cortometraggio incentrato sul tema delle tossicodipendenze. È la storia di Linda, una ragazza che lavora nel bar vicino a una scuola, che un giorno decide di andare a raccontare la sua esperienza all'interno di questa scuola. È una ragazza che vive una realtà apparentemente normale, ma quando torna a casa vive una situazione di grande disagio. La madre sempre distrutta dal troppo lavoro, il padre spesso disoccupato, alcolizzato, violento. Lei a un certo punto cerca dei diversivi, cerca delle risposte altrove e le trova purtroppo in compagnie non propriamente ortodosse, compagnie che la inizieranno a tutta una serie di dipendenze e che la porteranno sull'orlo del baratro. Diventerà una spacciatrice Linda, purtroppo. La madre la denuncerà e la scena finale è particolarmente emblematica del cortometraggio perché vediamo Linda che ritorna a Napoli su di un pullman carica di dosi da spacciare e trova ad aspettarla alla fermata un manipolo di carabinieri e sua mamma. Quella stessa mamma che a un certo punto, vista la problematica della figlia, aveva ravvisato solo nella denuncia la possibilità di aiutarla. Ne seguirà un processo che comminerà alla ragazza 1 anno e 8 mesi di condanna, che lei in gran parte sconterà all'interno della comunità di San Patrignano. Sarà un periodo di grande lavoro, un periodo di grande lotta, riuscirà a vedere la mamma solo dopo 1 anno e commovente la scena in cui lei abbraccia la mamma ringraziandola per averla aiutata in questo frangente particolarmente drammatico della sua esistenza. Il secondo cortometraggio si intitola Courtroom ed è stato realizzato, confezionato dall'Istituto Don Milani di Montichiari, Brescia. È un'opera incentrata sul tema dello stalking, la storia di Giada, una ragazza che in realtà è poco più di una bambina che decide a un certo punto di denunciare il suo stalker. Sta ricevendo troppo spesso nella sua corrispondenza delle lettere contenenti delle foto che la ritraggono a sua insaputa e delle frasi di minaccia. Decide di denunciare un coetaneo. Ne segue un processo dove l'accusa e dove il PM porta ai danni di questo ragazzo che è stato accusato tutta una serie di prove, tra cui proprio i filmati di alcune telecamere di sorveglianza. Ma la realtà è tutt'altra. Non era il ragazzo il vero colpevole, che in realtà aveva sì riservato delle attenzioni particolari alla coetanea, ma probabilmente solo per mettersi in luce, solo per attirare la sua attenzione, solo per fare quello che si suole definire un filarino. In realtà il vero colpevole si nasconde nel parterre dei testimoni ed è un fotografo che viene a un certo punto messo con le spalle al muro. Nel suo computer viene trovato un vero e proprio armamentario con documenti di ragazze suddivise per età, suddivise per caratteristiche fisiche. E quindi il cortometraggio è proprio un inno al denunciare, un inno alla denuncia, al non rimanere in silenzio davanti a certi fenomeni, ma è anche un inno al saper guardare oltre la superficialità, oltre l'apparenza. È troppo facile condannare la vittima più semplice da incolpare in quel momento. Bisogna andare a fondo, bisogna cercare di guardare anche oltre l'apparenza. Perché spesso è proprio lì che si nasconde il male. Era pomeriggio, stavo rientrando a casa.
Mi trovavo nell'androne del mio palazzo, dove per qualche istante mi soffermai perché stavo leggendo dei messaggi sul cellulare. Una volta riposto il telefono in tasca, decisi di prendere la posta e trovai una lettera per me, senza mittente, né un nome né un indirizzo. Quando ho visto cosa ci fosse dentro, ero molto confusa. Un altro cortometraggio molto interessante si intitola Invisible ed è stato confezionato dai ragazzi dell'Istituto San Tommaso d'Aquino di Mercato San Severino Salerno. Il protagonista è Andrea, l'Invisible, un ragazzo invisibile nel senso che di lui non si accorgono i genitori, di lui non si accorge la scuola e lui vive un mondo tutto suo, molto interiore, un mondo fatto di passioni che non riesce ad esprimere, fatto di passioni che secondo lui non riscuoterebbero interesse ad essere raccontate. Andrea ha dei genitori che non lo considerano proprio, sono troppo impegnati dalla loro carriera, sono troppo impegnati dal loro lavoro e quindi c'è questa scena molto deprimente dove durante una colazione i genitori parlano tra di loro ignorando completamente la presenza del figlio. Anche a scuola viene ignorato. È emblematico il momento di un tema in classe in cui la professoressa dice anche oggi ragazzi faremo un tema a risposta multipla e davanti a questo tipo di affermazione dell'insegnante Andrea si allarma perché lui non sa rispondere alle risposte multiple. Per lui la vita non è o bianca o nera, la vita è fatta di argomentazioni, è fatta di sfumature, è fatta di espressioni dell'intimo che spesso la superficialità delle cose non permette di tirare fuori. L'occasione per Andrea di mettersi in mostra e di rendersi evidente come alunno e come figlio sarà un concorso che viene indetto dalla scuola, in cui ogni ragazzo avrà la possibilità di esprimersi nella materia da lui preferita. E Andrea avrà la possibilità di vincere il concorso realizzando un disegno molto bello, un disegno che rappresenta una rosa. E il riferimento a Saint-Exupéry e quindi al Piccolo Principe è inevitabile, e cioè l'essenziale non è visibile agli occhi, l'essenziale sta nel cuore e tutta la fatica che noi mettiamo per dipingere quella rosa farà sì che quella rosa sarà bellissima, proprio perché è il frutto della nostra passione, è il frutto della nostra reale inclinazione. Altra opera particolarmente significativa su cui la giuria ha pensato di puntare la sua attenzione è l'Isten dell'Istituto Superiore Ipsar Piranesi di Capaccio Pestum Salerno. È un'opera di cortometraggio che tratta della libertà di espressione, della libertà di parola. Si fa un excursus dalle prime radio libere nate circa 50 anni fa fino ad arrivare alle web radio di oggi e si fa vedere come la capacità di esprimersi, la libertà di espressione, di comunicazione sia fondamentalmente cambiata. L'opera inizia con l'inquadratura di un Tito Stagno in bianco e nero al TG1 che racconta di un attentato dinamitardo che è avvenuto
su di un treno in partenza da Roma, e quelli sono gli albori della comunicazione ufficiale dello Stato italiano. Poi sono nate le radio private, e una ragazza di una scuola racconta che suo zio aveva fondato una radio privata dove per la prima volta c'era stato il coraggio di raccontare di mafia, di raccontare di corruzione, di problemi giovanili, della condizione della donna. E quel ragazzo, che era suo zio, è stato azzittito. È arrivata improvvisamente nella redazione di questa radio una lettera in cui si intimava al papà del ragazzo di firmare un atto attraverso il quale il ragazzo non avrebbe più parlato di tematiche legate alla mafia, quindi tematiche particolarmente scomode. Si ribellerà quel ragazzo, deciderà di andare avanti nei suoi racconti, nei suoi programmi, con l'avallo del papà, che dice: è giusto quello che stai facendo e devi continuare a farlo. Purtroppo erano anni in cui la comunicazione non era ancora libera. Il cortometraggio terminerà proprio con l'esplosione della macchina su cui viaggiavano lo zio della ragazza e suo papà, vittime chiaramente di una mafia che non permette assolutamente di esprimersi in maniera incondizionata. Il cortometraggio termina con una frase emblematica, che è una frase di Peppino Impastato, giornalista antimafia morto negli anni 70, dove si dice: la mafia uccide, ma il silenzio ancora di più. Quinta opera selezionata dalla commissione ha per titolo Trust ed è stata prodotta dai ragazzi dell'Istituto Don Milani, Ferrari e Levi Montalcini di Montichiari, Brescia. Si affronta un tema di grande attualità, un tema di risonanza mondiale, ma cui si dà molto spesso poca attenzione, quello della tratta dei minori. La vicenda si svolge a Montichiari, un paese in periferia di Brescia, nella periferia di Brescia, dove una ragazza affascinata dai modi particolarmente seducenti di un coetaneo decide di uscirci insieme e trascinerà in un'avventura particolarmente pericolosa anche una sua amica. In realtà quell'incontro non sarà un incontro amicale, un incontro tra coetanei che iniziano ad annusarsi, che iniziano a familiarizzare. Sarà un incontro molto più pesante, perché Chiara verrà rapita e verrà rinchiusa in un grande stanzone dove già sono rinchiusi altri ragazzi che, come lei, sono stati completamente privati della loro identità, hanno semplicemente un paio di jeans, una t-shirt bianca, sulla cui schiena campeggia un codice a barre.
Il tema della tratta di minori è un tema molto importante che il regista Moltisanti ha saputo trattare con grande modernità. Con grande modernità perché quel codice a barre potrebbe anche significare la rapina, potrebbe anche significare l'espropriazione della propria individualità, della propria peculiarità, quindi un tentativo di massificarci. Quindi il cortometraggio cerca anche di mettere in guardia dall'omologazione che soprattutto i social e i linguaggi moderni dei ragazzi di oggi inevitabilmente trascinano con sé. In questo cortometraggio è interessante vedere anche il coinvolgimento di una mamma, che rappresenta quindi anche l'ideale trade union tra la generazione dei figli e la generazione dei genitori. È un cortometraggio incentrato sul concetto della fiducia, la fiducia che i figli si vedono riconoscere dai genitori, ma anche la fiducia che i ragazzi ripongono in maniera spesso superficiale sui propri amici, sui propri coetanei. Quindi saper scegliere le proprie amicizie e riporre la fiducia solo laddove veramente vale la pena di farlo. Tutti, sono Marco Togni, sindaco di Montichiari, provincia di Brescia. Mi sono messo qui sul terrazzo del comune e vi volevo mostrare anche due caratteristiche di Montichiari, che sono il suo castello e il suo duomo. Io ringrazio tantissimo per questa opportunità che viene data a Montichiari, che rappresento, per portare questo messaggio al vostro festival, dove è stato premiato il progetto Legalità. In questo periodo di Covid mi tocca dire solamente una cosa: legalità vuol dire portare anche la mascherina e proteggere non solo se stessi, ma rispetto verso gli altri. Parliamo della sesta opera selezionata dalla commissione, si intitola Rewind ed è stata realizzata dall'Istituto Comprensivo San Gregorio Magno di Salerno ed è un cortometraggio che pone l'accento sull'irrimediabilità di certe scelte. Una ragazza va ad un'audizione teatrale
e racconta una storia che non ha esattamente un bel finale, è una storia che finisce male. Però siamo nel teatro, siamo nel mondo della finzione, quindi ci si immagina che idealmente venga riavvolto il nastro e quella storia venga riraccontata col finale auspicato, col finale positivo. Nel teatro questo si può fare, nella realtà di tutti i giorni è molto difficile e spesso il male che noi compiamo ai danni di terzi è irrimediabile. Quindi il monito che viene rivolto dall'opera è proprio quello di cercare di far sì che sia buona la prima, di non commettere errori legati alla nostra superficialità, legati all'indifferenza che potremmo definire come l'ottavo vizio capitale della società moderna. E la settima e ultima opera selezionata dalla commissione porta il titolo di In Game. Anche questa è stata realizzata in territorio bresciano dall'Istituto Don Milani e Levi Montalcini di Montichiari. È un tema, quello affrontato in questo cortometraggio, che già aveva denunciato tanti anni fa Pietro Mennea. Pietro Mennea è stato un grande dello sport e Pietro Mennea ebbe a dire durante un'intervista: nello sport, come nella vita, il talento non è tutto. Quel che importa è l'impegno, è la costanza, la perseveranza e l'abnegazione. A Montichiari un gruppo di ragazzi viene sollecitato da una compagna, Micaela, una ragazza particolarmente aperta alle sfide, particolarmente pronta a buttarsi in nuove avventure, la quale decide di smuovere un po' la sua cerchia di amici, coinvolgendoli a partecipare e convincendoli a partecipare ad una manifestazione sportiva in cui nel giro di 3 mesi i ragazzi dovranno cercare di prepararsi in più discipline sportive. I ragazzi lì per lì la guardano con un po' di diffidenza e di supponenza, ma poi capiscono che è bello invece affrontare quella sfida insieme a Micaela e iniziano ad allenarsi tutti i giorni con la collaborazione di un insegnante, iniziano ad alimentarsi bene. Ogni giorno cercano di non dedicarsi alle cose inutili, ai telefonini, ai social e quant'altro, ma si dedicano solo ad un sano e pesante allenamento che, ahimè, non li porterà a vincere, ma li porterà comunque a un risultato molto grande, che è quello di imparare a conoscere i propri limiti e imparare a capire che laddove ci si impegna e ci si mette del proprio è possibile raggiungere dei grandissimi obiettivi. Ed una menzione particolare, il festival quest'anno l'ha riservata al Suono del Rispetto, un'opera del professor Salvatore Aiello. Salvatore Aiello, che è il fondatore e anche il coordinatore di un'iniziativa che si chiama Fare Cinema e Scuola a Roncà e che ha già realizzato nell'ambito di questa iniziativa 4 cortometraggi, di cui uno è proprio Il Suono del Rispetto, un'opera che la Commissione ha inteso premiare proprio per il tratto psicologico particolare con cui affronta il tema della violenza di genere, della violenza sulle donne, di cui è stata proprio celebrata l'altro ieri, il 25 novembre, la giornata mondiale. Tutto nasce da uno spettacolo teatrale che si intitola L'amore che non è, di Giampaolo Trevisi, dove vengono portate proprio sul palcoscenico le testimonianze dirette di alcune donne che hanno subito violenze. Inizialmente un libro, poi diventa uno spettacolo teatrale e Salvatore Aiello, con la collaborazione della collega Luisa Gromeneda, decide di portare il tema della violenza sulle donne nella scuola di Roncà, di sottoporla ai ragazzi, i quali con grande dedizione, con grande partecipazione, con grande maturità daranno vita ad un'opera veramente molto molto toccante su quella che è la condizione della donna, una donna che spesso non viene considerata al pari dell'uomo, che se decide di suonare in una band non viene considerata all'altezza, una donna che in realtà è in grado di imporsi e in grado assolutamente di ricoprire ruoli importanti all'interno della nostra società. Thank you.
comunque io ho già scelto. Sei tu. Ma ti stavo scherzando. Torna qua. Stai dicendo sul serio? Vai, dimostracelo. Te la senti? Sì, ma fai. Andiamo. E una premiazione viene anche riservata al corto della LAV, allo spot della LAV intitolato Un'utopia ragionevole. Thank you.
e anche naturalmente una premiazione riguarderà i protagonisti di due cortometraggi che sono stati individuati in Alice Ferrari, la Chiara di Trust, e in Gabriele Mancusi, l'Andrea di Invisible. Ciao a tutti, sono Alice, in arte Chiara, e ho avuto l'onore di recitare all'interno di un cortometraggio chiamato Trust, il quale ha vinto molti premi, tra cui quello di avere all'interno del proprio cast la migliore attrice protagonista, del quale mi sono assolutamente stupita di essere nominata come tale, perché non me lo sarei mai aspettata davvero. È stata un'esperienza molto bella, ho conosciuto nuove persone e ho combattuto paura di espormi davanti al pubblico, paura di parlare, paura di recitare davanti a molte persone che mi guardavano. È stata un'esperienza veramente unica nel suo genere e che veramente mi ha cambiata come persona, mi ha fatto crescere. Ho conosciuto tante persone, ho incontrato nuova gente che mi ha fatto scoprire nuovi lati di me, ed è un qualcosa di cui posso andare veramente fiera e che posso dire ai miei figli con orgoglio, che potrò dire in futuro ai miei figli con orgoglio di essere stata la migliore attrice protagonista all'interno di un piccolo film. Il nostro festival volge ormai al termine e noi stiamo già preparando l'edizione nuova. Intanto ringraziamo tutti coloro che hanno reso grande questa edizione, grande per quanto riguarda i contenuti e per quanto riguarda le tematiche affrontate. Ringraziamo gli insegnanti, ringraziamo i registi, ringraziamo le istituzioni, gli organismi preposti, naturalmente tutti gli studenti, e vi ricordiamo che tutte le opere selezionate dalla commissione sono visionabili sul sito www.scuolaveronese.it. Sweet.